Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. No, no, per fortuna, no, no. Però c'è un punto in quello che dici, però, che è vero. Momento. C'è un punto che è vero. Cioè, quell'idea di campo largo come progetto del Partito Democratico è la negazione del progetto del Partito Democratico. Certo. Cioè, noi abbiamo fatto il PD perché il PD doveva essere il campo, cioè un grande soggetto politico che rappresenta il riformismo di centrosinistra, in cui ci sta chi come me è più di sinistra, chi come altri miei amici e compagni ha una posizione più liberale e più moderata, però un partito che con un'identità forte ambisce a governare il paese. Questo era il PD. Noi abbiamo sostituito in questi anni questo progetto a un'idea confusa di alleanze con chiunque. Questo è l'errore che poi ti trasforma in un partito dello status quo. Cioè, noi siamo oggi percepiti come quelli che tengono insieme nei momenti difficili. Franco Spagna, purché se sta a Palazzo Chigi. E questa è la malattia che ha avuto il PD. Nostro congresso, che io, perdoni, me lo faccio dire anche da qui, faccio un appello accorato e disperato al nostro gruppo dirigente: non possiamo finirlo il 12 marzo. Cioè, anche perché nel frattempo si sarà estinto il partito se continua così. Così non reggiamo, ovunque vado i nostri militanti dicono: ma siete matti. Tra l'altro le regionali cioè, abbiamo tutta una roba politologica, cioè acceleriamo, usiamo tutti gli strumenti statutari per accelerare questo congresso e provare a ricostruire dall'opposizione quell'idea di PD. Ma quindi, se qualcuno non ci crede più, lo dica. Lo dico ai miei compagni di partito: se qualcuno non crede più a quel progetto politico, certo, e pensa che noi dobbiamo diventare un'altra cosa rispetto al PD a cui abbiamo dedicato almeno io 15 anni di vita credendoci, lo dica oggi. Siccome io penso ancora che quell'idea possa essere salvata e quel progetto possa essere salvato, e che da questo punto di vista 5 anni di opposizione ti aiutano anche, perché tu rifondi la costituente del PD, non è il congresso, è l'opposizione, è lì che capisci se ci riesci a salvare quel progetto politico. Se non ci credono, se qualcuno non ci creda, lo dica senza far finta. Volevo finire, ecco, lo stanno picconando da dentro e da fuori. Tra quelli che difenderà finché possibile, fino alla fine, questo progetto politico, perché ci credo e credo che serva ancora al paese, se no ne mi sembra in questo discorso molto sincero di Matteo Orfini si capisce che effettivamente il rischio di una spaccatura è molto, molto forte. Non lo so, io quando leggo che ci dobbiamo mettere 6 mesi a fare non so cosa per fare un congresso, penso che, diciamo, sia una... Io quel regolamento non l'ho votato in direzione insieme a un altro po' di gente. Penso che, diciamo, sia cupio di soldi nella migliore delle ipotesi, oppure che c'è qualcuno che evidentemente vuole rallentare la soluzione del problema. Ma non lo so, cioè, vedremo, emergerà. Ripeto, se qualcuno non ci crede, lo deve dire. E allora discutiamo di questo. Naturalmente siamo una grande... siamo molto democratici. Sulle regionali che sono banco di prova, chiedo questo, l'alleanza, diciamo... Il nome a questo punto, visto che Conte tanto si è chiamato fuori lui, a quanto pare, quindi deve essere il PD a portare un suo nome sia nel Lazio sia in Lombardia, secondo lei, l'operazione Moratti? Sono ovviamente due vicende molto diverse, devono decidere i gruppi dirigenti territoriali. A me è più facile parlare del Lazio, ovviamente, essendo la mia regione. Io penso che qui non abbiamo le condizioni per chiudere una coalizione comunque competitiva con un nome competitivo. Poi può essere, ne girano diversi, uno di quelli va bene, con gli alleati capiremo dove si raggiunge il massimo consenso intorno a un nome. In Lombardia, onestamente, io non penso che il Partito Democratico possa votare Letizia Moratti. Io devo chiedere a Maurizio Lupi. Lo troverei io. Sorrido. Cioè, nel senso che... perché qualcuno, con noi non c'entra nulla. Qualcuno nel suo partito. Ma, sì, ho visto anche oggi, c'ho davanti messa da Lupi, come sempre, che questo è molto garbato, l'intervista di Zanda. Mi hanno chiamato qui per aiutare. Ma io sono onorato. Non ho mai avuto collaboratori così autorevoli, quindi persino più di me, quindi sono onorato. Però ecco, leggo il titolo, non ho letto l'intervista di Zanda, e no, io non penso sia una grande occasione sostenere Letizia Moratti, ecco. Io vedo invece che i problemi...